Brutta pagina di sport al 91esimo di Vastese Notaresco, il derby del girone F di Serie D con il tecnico ospite Massimo Epifani finito in ospedale dopo una gigantesca risa scatenatasi nei pressi degli spogliatoi. Un brutto finale di derby di una giornata tesa sin dalle prime battute. In campo vince la Vastese che supera con il più classico dei risultati la formazione rosso-blu che vede sempre più lontano il primo posto. All'Aragona è stata sfida senza esclusione di colpi fra i locali decisi a blindare la salvezza e gli ospiti intenzionati a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Campobasso. Alla fine l'ha spuntata la squadra di casa che vede la salvezza ora molto più vicina. Avvio equilibrato con una maggiore pressione ospite. All'11esimo Marchionni dai 20 metri mette a lato con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria. La squadra di Epifani prova a fare la partita ma la Vastese chiude tutti gli spazi. Il match non regala grandi emozioni fino al 28esimo quando Marchionni prova il gol della domenica ma Di Rienzo si supera e salva. Gli ospiti premono con più decisione, con la squadra di D'Adderio pronta a ripartire in contropiede come accade al 41esimo dopo una leggerezza di speranza con Martiniello che poi in area mira al primo palo trovando la risposta di Sciba. Si resta però sullo 0-0 con i locali ancora minacciosi al 45esimo con un diagonale di Martiniello che fa terminare la sfera di un soffio al lato. Nel secondo tempo ospiti in campo con Sorrini, Bonavoglio e Palumbo al posto di Di Stefano, Blando e Bana. In campo però nella prima parte di ripresa accade davvero poco fino al nono quando Martiniello per la Vastese in area di rigore gira a rete con la parata del portiere del Notaresco. La squadra ospite non ci sta e si butta in avanti. Al 14esimo punizione di Acquadro con la respinta difficoltosa di Di Rienzo e con la palla che termina Ulcese che trova ancora la risposta del portiere prima della conclusione di Palumbo. Passa un minuto e tocca a Marchionni provarci con un tiro cross che crea ancora apprensione in area aragonese. Si dispera in panchina il tecnico rosso-blu Epifani con la sua squadra che alza il baricentro mentre al 17esimo ci sono però le proteste locali per una caduta in area notareschina di Mamona con Borriello di Arezzo che lascia proseguire. Gara che finalmente si ravviva con la Vastese che però non sta a guardare. Al 19esimo ancora Mamona mira l'incrocio ma mette fuori mentre al 21esimo ci prova Di Prisco di testa con Sciba che respinge. Al 25esimo ancora una sostituzione nel Notaresco con l'ingresso in campo di Dos Santos per Olcese. Al 27esimo però è ancora pericolosa la squadra di D'Adderio con Monza che in area scarica su Sciba che salva ancora. Fioccano ora le occasioni dall'una e dall'altra parte con il punteggio che resta sullo 0-0 fino al 36esimo quando a spezzare l'equilibrio ci pensa Mamona che fa tutto da solo entrando in area dopo una sgroppata prepotente e mettendo di potenza il pallone alle spalle di Sciba e facendo esplodere la gioia dei suoi compagni. Vastese in vantaggio e formazione ospite che non riesce a reagire e così al 42esimo Di Prisco con la complicità di Sciba raddoppia regalando così alla Vastese il 2-0 ma soprattutto tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Notaresco. Un brutto colpo che non sarà semplice da smaltire, poi il brutto finale che nulla ha a che vedere con lo sport.